Welcome to a new episode of Growing Up with Classic Cars. Today we're featuring one of the most beautiful cars ever made, the Cisitalia 202 SC Berlinetta. Cisitalia, short for Compagnia Industriale Sportiva Italia, was founded by Piero Dusio in Torino in 1946. It involved the who is who of the immediate post-war period of Italian automotive history. Giovanni Savonuzzi, Giovanni and Battista Farina, Alfredo Vignale, Dante Giacosa, Carlo Abbath and Tazio Nuvolari, to name just a few. Piero Dusio, the founder of Cisitalia, was a mythical figure himself. Born in 1899, he served as a young officer of the Bersaglieri in the First World War. He played professional football for Juventus and later became president of the club. Dusio made his money in the textile industry, but was a very successful race car driver too, participating in many Grand Prix races and Mille Miglias. When Cisitalia filed for bankruptcy in 1949, due to the astronomical development costs of the Porsche-engineered Formula One car, the 360 Grand Prix, Dusio emigrated to Argentina on the invitation of President Perón. He died in Buenos Aires in 1975. The story of the 202 SC cannot be told without reference to two other legendary Cisitalia, the D46 and the 202 Spider Mille Miglia, later called Spider Nuvolari. The D46, D for Dusio, 46 for 1946, was officially called the 201. It was an innovative single-seater race car featuring a space frame chassis and equipped with a Fiat engine. The versatility of the D46 made it one of the most competitive cars on the racing scene shortly after the war. The 202 Spider Mille Miglia was designed by Savonuzzi and coach-built by Stabilimenti Farina to compete in the 1947 Mille Miglia. The first post-war edition of this famous race, which had been suspended since 1940. It also featured a tubular chassis, aluminium body and modified Fiat 1100 engine. With Nuvolari at the wheel, the 202 Spider competed against much more powerful cars such as Clemente Biondetti's Alfa Romeo 8C. Nuvolari's Spider was in the lead for much of the race until an electrical problem in heavy rain on the last day forced him into a 10-minute stop on the way to Brescia. Biondetti managed to clinch the lead and then victory in Brescia with Nuvolari coming in second. In light of the great success in racing, it was no surprise that Dusio considered developing a luxury version of the 202 for the road. As is reported in this wonderful book by Nino Balestra, Cisitalia, una storia di coraggio e passione. Dusio turned to Savonuzzi and said, "Voglio un'auto larga come la mia Buick, bassa come una Grand Prix, comoda come una Rolls Royce e leggera come la nostra monoposto D46. Employing the tubular chassis and other features of the earlier race cars, Savonuzzi went on to create a model which was stylistically completed by Pininfarina. The 202 SC was presented at the Paris Motor Show in October 1947 and sold at the price of 4 million lire, about 10 times the annual salary of an average Italian worker. Eventually, around 100 coupé and 70 cabriolet were produced by Pininfarina, Vignale and Stabilimenti Farina in the period from 1947 to 1952. The continuously flowing shape of the 202 SC Berlinetta radically transformed post-war automobile body design. Up until then, the prevailing philosophy was to treat each part of the body as separate elements, with one box to house the driver, another one for the engine, and headlights as appendages. But the 202 is more than just a beautiful car. It really is a piece of art. As such, it was honored as rolling sculpture in the first ever automobile art exhibition at the Museum of Modern Art in New York in 1951. To this day, the 202 forms part of the MoMA collection. This example here is on permanent display at the Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Franco's 202, however, is not a garage queen. He's been driving her regularly for the past 25 years.
Let's get in the car with Franco, who has very generously agreed to talk about his passion for this wonderful car. His car was coach built by Stabilimenti Farina in 1948 in a very rare color. At that time, Franco was a young boy, but already fascinated by the 202. 50 years later, a rare opportunity arose to actually own and drive one and to fulfill a childhood dream. Quando è stata presentata la 202 era un ragazzino. Sì. Quando è nata la sua passione per questa macchina? Beh, per questa macchina mi è arrivata la passione sentendone parlare molto da mio padre. Perché io vedevo tante macchine, però mio padre diceva sempre ma la CISI Italia è tutta un'altra cosa. E io però non riuscivo a vederle queste CISI Italia perché ne sentivo parlare, ma essendo una macchina molto rara non riuscivo a darmi un'idea di quello che poteva essere. Come ha trovato la sua 202 e da quanto tempo la possiede? Dunque, l'ho trovata per combinazione perché avevo una macchina in restauro da un carrozziere. A un certo momento, un bel giorno, vidi tre macchine che si assomigliavano e le chiesi cosa sono queste tre macchine. Dice sono tre CISI Italia che provengono dall'Argentina. Io quando sentii questa cosa mi si aprì il cuore perché mio padre mi parlava sempre della CISI Italia e potei vedere cos'era la CISI Italia. Dopo che ha visto queste tre CISI Italia, cosa gli è venuto in mente? Ah, di fare tutto il possibile per acquistarne una. E ci sono riuscito nel 1999. Poi il restauro è stato molto lungo perché dovevamo fare un lavoro meglio possibile. E per vedere un risultato come questo abbiamo messo 4 anni per restaurarla e dopo 4 anni questo è il risultato. E praticamente in strada ci è arrivata poi nel 2001. During the long and challenging process of restoration, Franco's main objective was to keep the car as original as possible. That meant preserving everything that was preservable. Come puoi vedere ci sono alcuni particolari che invece di rifarli nuovi o acquistarli nuovi, abbiamo cercato di mantenere più possibile l'originalità. Infatti se guardi bene il serbatoio, è stato addrizzato perché era tutto accartocciato. Invece di farlo nuovo, con delle lamiere nuove, è stato sistemato questo perché, anche se è più brutto, però essendo il suo di quando è nata, per me ha più sapore. Per cui tantissime altre cose le abbiamo restaurate senza impiegare materiali nuovi. Può raccontarci un po' la storia della sua vettura? Mi risulta che la vettura sia rimasta in Argentina per un bel po' di tempo. Infatti la macchina è stata esportata in Argentina perché le cose in Italia per l'azienda non andavano molto bene. Allora si trasferì in Argentina il costruttore portandosi dietro delle auto già fatte in Italia e così è rimasta là per tanti anni, poi abbandonata e è stata riscoperta da un medico italiano che, essendo appassionato di auto italiane, è riuscito a trovare queste CISI Italia per riportarle in Italia. E infatti sono arrivate in 3 addirittura. Questo grande ricercatore riuscì a trovarne 3 e le ha riportate dove sono nate. Let's talk a bit about the engine. The 202 engine is practically a Fiat 1100 engine, but heavily modified by a group of legendary engineers, including Dante Giacosa and Carlo Abarth. Questo praticamente è il motore Fiat 1100 di serie, però elaborato perché ha delle valvole particolari, doppio carburatore, e carter secco, non ha la coppa come il Fiat 1100 normale, carter secco, poi c'è un radiatore supplementare perché la macchina, essendo nata
per correre, si può dire, oppure per gare molto sportive, aveva questo radiatore supplementare perché in estate e specialmente nelle gare in salita aveva bisogno di un raffreddamento. È molto affidabile perché ha fatto la Coppa d'Oro delle Dolomiti facendo tutte le gare, sono 300 km ininterrotti, con tutti i passi dolomitici fatti con delle marce molto basse, specialmente per tenere fermo il motore, perché altrimenti a frenare e non avendo freni a disco ci sarebbe stato il rischio di surriscaldare i ferodi e andare dritto poi in una curva. Quindi ha retto benissimo sia a salire che a scendere queste lunghe discese delle Dolomiti, e quindi è una macchina proprio che dà un grande affidamento. Well, I'm totally in love with this beautiful automobile and its wonderful story. One day I hope to be able to find and afford a 202 myself and look after it as custodian for the next generation. In the meantime, I hope you enjoyed this episode. If you did, please like and subscribe. It really helps grow our channel. Thanks, and see you next time.